Ben trovati dalla redazione TG60 per questa nuova edizione del nostro notiziario. Questa sera un ricco telegiornale e tanti argomenti dalla cronaca all'economia, ma prima di entrare nel vivo un servizio di apertura nel segno di Dante e quindi andiamo subito a Margliana. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Margliana canta Dante è il titolo del cortometraggio realizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Margliana. L'iniziativa rientra nel programma di eventi Dante o Tosco, dedicato al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Oh frate, dissi, che per 100.000 pericoli. Abbiamo coinvolto persone che sono marlianesi da generazioni, ma anche persone che all'interno della nostra comunità svolgono dei ruoli importanti, come ad esempio Don Ugo Feraci, che tra le tante cose è anche parroco di Avaglio. Vergine madre, figlia del tuo figlio. Il finanziamento regionale assegnato al comune di Margliana ammonta a 1.500 euro. Hanno partecipato gli attori o recitanti che si sono visti in un contesto completamente diverso dalla loro normalità e che hanno condiviso con noi che l'esperienza è stata un'esperienza positiva. L'unica cosa che ho chiesto in questo contesto è far recitare i canti della Divina Commedia, ma che comunque fossero affiancati anche da scorci del nostro territorio, perché comunque il messaggio doveva essere cultura e territorio. Gli attori sono comuni cittadini scelti indipendentemente da età, sesso, professione, titolo di studio. Sono stati invitati a declamare i versi della Divina Commedia in luoghi ed angoli suggestivi del territorio marlianese. Quasi forza o qual ventura ti traviò fuor di Campaldino. Il cortometraggio ha un triplice scopo: rendere omaggio al sommo poeta, nel contempo far conoscere le bellezze del territorio e dare anche un segnale positivo di ripresa della vita culturale. Era già l'ora che volge il visio ai naviganti e intenerisce il cuore. Io di can detto ai dolci amici addio. E io, per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non spazia. No, lasciamo la Marliana. Ed ora il sommario, i principali argomenti di questa sera. Aperta la busta con l'offerta della britannica Intax Advisor per le terme di Montecatini. Il prossimo passo è la verifica della documentazione. Siamo ottimisti nell'interesse della città, ha commentato il sindaco. Nel 2020 4 femminicidi in Toscana negli ultimi 15 anni sono stati 121, emerge dal rapporto della violenza di genere presentato a Firenze alla vigilia del 25 novembre, giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Uno spazio tutto riservato alle mamme per l'allattamento dei propri neonati, il Baby Pit Stop, recentemente inaugurato alla Biblioteca San Giorgio, progetto realizzato in collaborazione con la locale sezione UNICEF. Dopo le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria tornano ad esibirsi in pubblico anche i cori, la rassegna corale che Voci per Santa Cecilia, in programma per 2 weekend, ha preso il via a Val di Brana. La Pistoiese è tornata ad allenarsi dopo la bella prestazione con l'Entella, gli arancioni hanno ancora più fiducia nei propri mezzi, c'è però da migliorare la fase offensiva domenica trasferta a Modena. E dunque apriamo con le terme di Montecatini, è stata aperta la busta con la proposta dell'azienda inglese per acquistare il pacchetto di maggioranza delle terme. Missione fiorentina questa mattina per il sindaco di Montecatini Luca Baroncini e l'amministratore unico delle terme S.p.A. Alessandro Michelotti. Alla presenza di un notaio, infatti, i soci comune e regione hanno assistito all'apertura della busta contenente la proposta da parte dell'International Tax Advisor Limited, società britannica con filiali negli Stati Uniti e Hong Kong, per acquisire le quote di maggioranza relativa delle terme di Montecatini. La documentazione sarebbe completa e questa è la prima buona notizia, ha commentato il sindaco Luca Baroncini. A questo punto l'amministratore insieme ai suoi collaboratori avranno davanti alcuni giorni
di lavoro importantissimo per verificare appunto tutta la documentazione che è stata presentata e fare appunto le opportune verifiche. Dopodiché, in caso di esito positivo, lo step successivo sarà l'approvazione da parte dei soci nei rispettivi consigli del nuovo statuto e quindi si procederà all'assegnazione all'ingresso del nuovo socio con la sottoscrizione dell'aumento di capitale. 35 milioni di euro, di cui 17,5 da versare al momento della sottoscrizione e l'altra metà, gli altri 17,5, dopo alcuni mesi. Il nuovo socio, che ha la maggioranza delle quote societarie, deve garantire inoltre investimenti per 25 milioni di euro. Un'ottima notizia, ha commentato il sindaco Baroncini, che certifica la bontà del procedimento intrapreso dai soci, comune e regione. Privatizzare, ha aggiunto, significherebbe efficienza, competenza e quindi ragionare con una mentalità d'impresa che farebbe svoltare la società, creando nuovi posti di lavoro e portando benessere al turismo, al commercio e quindi a tutta l'economia non solo della città ma dell'intera provincia. Da Montecatini a Firenze, dove è stato presentato il rapporto sulla violenza di genere, vediamo che quadro emerge, l'abbiamo un po' visto nei titoli. 5 novembre in tutto il mondo è la giornata contro la violenza sulle donne. Secondo l'ultimo rapporto sulla violenza di genere, in Toscana in 15 anni dal 2006 al 2020 ci sono stati 121 femminicidi, con 41 minori rimasti orfani a seguito di questi fatti di sangue. Solo nell'ultimo anno i femminicidi nella nostra regione sono stati 4. La maggioranza dei casi di violenza origina nelle relazioni di coppia, con un elevato numero di donne anziane e una proporzione maggiore di donne straniere. Questi sono alcuni dei numeri sviscerati dal 13° rapporto sulla violenza di genere della Regione Toscana, presentato a Firenze e realizzato sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio Sociale Regionale. A partire dal promuovere una cultura diversa, questo è l'obiettivo principale che ci dobbiamo porre, una cultura del rispetto, della parità, dell'uguaglianza, della non discriminazione. Questa pandemia ha reso drammaticamente più evidenti disuguaglianze che già esistevano, le ha acuite, ha allargato il gender gap e quindi questo è il tema centrale che noi abbiamo il dovere di affrontare, anche grazie alle risorse che arriveranno dal PNRR e mettendo questo al centro anche nella programmazione dei nuovi fondi strutturali europei. Solo nel 2020 sono state ben 3.312 le donne che si sono rivolte ad uno dei 24 centri antiviolenza toscani. Il 36% ha segnalato che la drammatica situazione si protrae da oltre 5 anni. Si tratta in larga misura di donne tra i 30 e i 49 anni. Il 13° rapporto che oggi presentiamo ha proprio il compito di fotografare la situazione non solo dei dati ma anche dal punto di vista delle misure e delle azioni messe in campo. In particolare anche sul mio assessorato anche i pacchetti del Fondo Sociale Europeo prevedono tra anche le donne vittime di violenza come coloro che possono usufruire di questi pacchetti di reinserimento lavorativo, perché l'azione della Regione si pone sia dal punto di vista naturalmente della prevenzione, quindi tutto quello che è il lavoro fatto di informazione e prevenzione, sia dal punto di vista naturalmente della presa in carico nel momento della violenza e naturalmente poi la possibilità di dare strumenti di reinserimento. E sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne torneremo a parlare più avanti con una iniziativa che si è tenuta a Quarrata. Ma ora la cronaca: ai Vigili del Fuoco di Montecatini, con una squadra in aiuto anche dalla sede di Pistoia, sono intervenuti nel pomeriggio in via Risorgimento Monsummano per un incendio che ha interessato un impianto di aspirazione all'interno di un noto calzaturificio della zona. A sottolineare come, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, i dipendenti stessi siano riusciti a contenere le fiamme. La squadra ha poi provveduto a spegnere definitivamente l'incendio e a mettere in sicurezza i macchinari. Non si registrano danni alle persone. E ora spazio all'economia. Anche a Pistoia tante aziende sono in sofferenza per forti rincari di materie prime ed energia elettrica. Ad illustrare la situazione è stata Confartigianato. I settori della plastica e della chimica sono in prima fila, ma sono tante le aziende, anche di altri settori, che ormai da mesi stanno sopportando rincari sempre più difficili da sostenere nelle materie prime. Sul territorio fare il quadro della situazione Confartigianato. Nelle materie plastiche siamo passati dal novembre scorso 2020 ad oggi a pagare un prezzo leggermente sotto un euro, a pagare prezzi sopra i 2 euro. Quindi non si tratta semplicemente di aumenti, ma è un raddoppio del costo delle materie prime. Nella nostra zona c'è un buon distretto delle materie plastiche che sta soffrendo moltissimo per questa situazione.
Insieme alle materie plastiche ci sono situazioni simili per metallo, per imballaggi, per addirittura per gli stessi pancali su cui spediamo la merce sono raddoppiati. Quindi la situazione è pesante. Con le materie prime a proiettare ombre fosche sulla ripartenza del sistema produttivo, cui va aggiunta l'incognita ancora enorme dell'andamento futuro della pandemia, è il rincaro dell'energia elettrica, situazione per la quale Confartigianato a livello nazionale chiede un intervento del governo per calmierare i prezzi. Noi fortunatamente, parlo della mia azienda, abbiamo attraverso il consorzio multienergia di Confartigianato, abbiamo avuto il prezzo bloccato fino al 31 dicembre. Quindi per ora stiamo sopportando questa situazione in un modo ottimale. Il problema sarà dal 1 gennaio, quando si parla di prezzi tre volte superiori a quelli che stiamo pagando in questo momento. Quindi, oltre a avere grossi problemi dal punto di vista dei costi produttivi durante i prossimi mesi, ci saranno degli aumenti ovviamente indotti su tutti i prodotti. Restiamo a parlare di economia, parliamo di agricoltura, in particolare del settore olivicolo, per il quale Confagricoltura Pistoia chiede l'apertura di un tavolo di crisi. Dalla Confagricoltura Pistoia arriva la richiesta di un tavolo di crisi per il settore olivicolo. A motivarla i numeri della raccolta, con una produzione di olio in calo e la crescita del fenomeno degli uliveti abbandonati. Solo per citare alcuni numeri, dal frantoio PAM, cui conferiscono quasi 700 soci, spiega Confagricoltura, il quantitativo di olive portato è sceso da 16.000 quintali a 2.000, un calo di oltre l'87% sul 2020. L'unica consolazione per il settore è l'alta qualità della nuova annata di olio. Questa tavola di crisi dovrebbe servire sia per degli aiuti, sia per un discorso strutturale, pensare a una riconversione degli oliveti, perché noi dobbiamo pensare che c'è stato sì un problema di siccità quest'anno con anche grandine, mosca olearia, ma un problema più strutturale riguardo agli oliveti abbandonati, perché dobbiamo pensare che in altre zone della Toscana, dove gli oliveti sono più giovani e tenuti in modo diverso, il danno è stato molto minore, se non azzerato. Pensiamo poi che abbiamo vicino qua una zona che è la Val di Nievole e Pescia, dove c'è un'eccellenza a livello mondiale di produzione di olivi. Quindi perché non pensare gradualmente di sostituire gli oliveti con giovani olivi prodotti proprio a Pescia? Noi stiamo lavorando anche grazie al PNRR che uscirà al PSR a progetti di questo tipo, perché se non facciamo queste scelte drastiche ora rischiamo di trovarci produzioni sempre più in calo e oliveti nuovi con piante spagnole invece che piante prodotte a Pescia. Al termine di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Pistoia, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno denunciato due cinesi, un uomo e una donna di 50 e 44 anni, residenti nella città di Giano, con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali. Nel mirino degli inquirenti era finito da tempo il centro Berina Massaggio di Viale Italia a Pistoia. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri era stato il continuo ed anomalo via vai di uomini. Gli appostamenti e i servizi di osservazione degli stessi militari hanno consentito di smascherare l'illecita attività. Nel centro, oltre ai massaggi tradizionali orientali, venivano infatti offerte prestazioni sessuali di vario genere. Nel corso del blitz dei carabinieri, due clienti del centro sono anche stati sorpresi mentre erano ancora intenti a rivestirsi. Il centro massaggi è stato sottoposto a sequestro. Ad alimentare il giro d'affari erano uomini di tutte le età, anche pensionati e giovani. E facciamo ora il punto sulla situazione Covid con i dati diffusi oggi dalla Regione Toscana, dati che documentano 379 positivi nella nostra regione, in crescita di 62 rispetto al dato del bollettino di ieri. 4 risultano i decessi. I ricoveri in isolamento sono 303, 445 di questi nelle terapie intensive degli ospedali toscani. Il dato del San Jacopo, l'unico ospedale in provincia dove ci sono pazienti positivi al Covid, documenta 17 persone in isolamento. Oggi ci sono state 3 dimissioni ed un solo ricovero. Vedete, oltre 38.700 i tamponi effettuati in Toscana, tasso di positività dello 0,9%. Per la provincia di Pistoia sono 46 i nuovi positivi. E l'ospedale San Jacopo è diventato centro di eccellenza chirurgica a livello aziendale
per curare i pazienti affetti dalle malattie oncologiche del fegato ed in particolare in presenza di lesioni metastatiche. Il centro è stato individuato dal Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche diretto dal dottor Stefano Michelagnoli attraverso l'applicazione del nuovo modello organizzativo Hub and Spoke, con il quale è previsto che il paziente sia centralizzato nell'ospedale di riferimento per poi tornare, una volta trattato, in quello di provenienza. Alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia, sezione ragazzi, in collaborazione con l'UNICEF di Pistoia, è stato creato uno spazio tutto riservato alle neomamme. Vediamo. In occasione della settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, la San Giorgio ha inaugurato il primo Baby Pit Stop istituzionale nella provincia di Pistoia. È uno spazio dedicato alle mamme che allattano al seno e che quindi in questo punto possono dare le cure e l'allattamento al proprio bambino anche con comodità e con una forma di riservatezza, di intimità, e questo è un fatto molto importante proprio perché favorisce questo rapporto anche in uno spazio pubblico e grande e molto frequentato come la Biblioteca San Giorgio. L'UNICEF sostiene fortemente l'allattamento al seno, questo perché, come tutti sappiamo, non solo è efficace nella prevenzione di malattie nei primi mesi di vita, ma anche favorisce molto lo sviluppo fisico e cognitivo del bambino, e quindi questi sono elementi fondamentali. Sicuramente uno spazio molto importante per la città, della quale va ringraziato l'UNICEF perché promuove appunto alle istituzioni di costituire questi punti di allattamento per permettere di conciliare in questo caso non soltanto il tempo lavoro ma anche il tempo e cultura e diritto alla maternità. Questo è un punto ancora più di attenzione, cioè aver realizzato, diciamo, uno spazio adeguato per le mamme, per accogliere le mamme che vogliano allattare, sottolineando in questo senso anche il valore dell'allattamento al seno, quindi per far sentire, diciamo, uno spazio a misura di loro. Si fa questa promozione della lettura con il progetto Nati per Leggere, il progetto nazionale, e gli amici della San Giorgio portano ora, in questo periodo purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto sospendere, la Biblioteca dei Ragazzi ci prepara i libri e noi andiamo negli ambulatori pediatrici dove ci sono i bambini con i genitori che aspettano per proporre i libri della Biblioteca dei Ragazzi e i programmi anche della Biblioteca dei Ragazzi. Abbiamo anticipato qualche minuto fa, torniamo a occuparci della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. A Quarrata c'è stata l'apertura di un ciclo di incontri con la giornalista Ilaria Bonuccelli, che ha presentato il suo libro Per ammazzarti meglio. Il comune di Quarrata celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative di approfondimento sulla condizione femminile. Il primo appuntamento si è svolto nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Piazza della Vittoria con la presentazione del libro Per ammazzarti meglio della giornalista Ilaria Bonuccelli. Stasera a Quarrata si è svolto il primo incontro di una serie di eventi organizzati dall'amministrazione in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Questa sera abbiamo avuto l'onore di ospitare Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice, e ci ha raccontato i motivi che l'hanno spinta a scrivere un libro che racconta 12 storie e che mette in luce la criticità dell'applicazione sul campo delle normative che sono state adottate recentemente nel 2019 contro la violenza sulle donne, il cosiddetto codice rosso. Violenza di genere, violenza contro le donne sia un fatto che avviene lontano. In realtà tutte le storie narrate in questo libro sono storie di donne toscane, e una in particolare è avvenuta qui a Pistoia, di una donna che è stata maltrattata, stalkerizzata, picchiata per oltre 20 anni, è stata costretta a tenere in casa propria
per tutta una serie di motivi il proprio maltrattante, e sapete come la difesa il giudice, un giudice, dando il divieto di avvicinamento al suo maltrattante a 3 metri. Questo è uno dei motivi per cui questo libro è stato scritto, perché chi si occupa di violenza in questo paese non è formato per occuparsi di violenza, e spesso lo Stato diventa complice dei maltrattanti e non aiuta le vittime a uscire dal circolo della violenza. Chi è violento non si può avvicinare alla donna. Da oggi su TVL sono ripresi gli appuntamenti con CGIL Sostiene, il bisettimanale di informazione sindacale a cura della Camera del Lavoro di Pistoia. CGIL Sostiene, lo ricordo, in onda il mercoledì pomeriggio alle 19.20 e poi in replica la domenica alle 12.30. Nella prima puntata di questa nuova stagione si parla di contrattazione sociale, di problemi del sistema sanitario, della proclamazione dello stato di agitazione nel mondo della scuola. Due fine settimana musicali per la coralità pistoiese organizzati dal coro Città di Pistoia, tornano quindi ad esibirsi in pubblico dopo le restrizioni dovute al Covid. Siamo andati anche noi. Sono 5 i cori della provincia di Pistoia che si sono esibiti con 3 brani alla rassegna corale Voci per Santa Cecilia, Canta Insieme 2021, un'iniziativa musicale promossa dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Corali, che si svolge in tutta Italia nei giorni promossi alla ricorrenza della Santa Patrona della Musica e dei Musicisti. Ad aprire la rassegna, nell'aula liturgica di Valdibrana, il coro Città di Pistoia, diretto da Gianfranco Tolve, a seguire il coro L'Agenzia Nella, diretto da Sebastiano Galligani, il corale La Valle dei Fiori di Pescia, diretto da Luca Innocenti, il coro Su Insieme Ana, diretto da Riccardo Cirri, e il coro Internazionale, diretto da Agustin Iratulam. Il repertorio presentato ha spaziato dalla musica popolare alla polifonia classica, operistica, spiritual. Abbiamo appunto promosso questa rassegna dopo quasi 2 anni di inattività corale per proprio far rinascere la coralità nelle nostre città, e qui a Pistoia appunto abbiamo accolto noi come coro Città di Pistoia, con il maestro Gianfranco Tolve che è qui accanto a me, la proposta appunto di organizzare questa rassegna che vede presenti alcuni dei cori della nostra provincia. Sì, noi in qualità di organizzatori apriamo la serata e in questa occasione facciamo 3 brani a cappella. E la serata quindi si presenta molto varia, perché poi invece ci sono cori, appunto come diceva Stefania prima, che fanno un altro repertorio di montagna, cori che usano la tastiera, un coro che usa invece anche batteria e strumenti. Termina così questa prima parte del nostro notiziario, ma restate con noi, tra poco ci ritroviamo per parlare di sport. E per quanto riguarda la programmazione serale di TVL, vi ricordo questa sera c'è un nuovo appuntamento con 2 amici al bar, la nuova trasmissione della nostra emittente condotta dal direttore Luigi Bardelli e la partecipazione di Giovanni Mucci. A seguire alle 21.40 c'è Amapola e quindi l'edizione notturna del nostro telegiornale. Grazie ancora per l'attenzione, restate con noi perché tra poco si parla di sport. Arrivederci.